dottoressa Doc. Don Antonino, togliamoci questo dente subito. Buonasera. Ma intanto gli devo chiedere scusa a tutti i depositi del Savoia, più grande e più piccolo, quello che è successo in passato. Mettiamoci una vita sopra, come ha detto lui, e andiamo avanti. Poi, come ha detto il direttore, sono contentissimo di vestire questa maglia. Finalmente, diciamo. Finalmente, per me sono che si è avverato. Sono contento di sposare questo progetto Savoia, ringrazio tutta la società. E spero che sicuramente darò l'animo a questa maglia. Niente. Ci fa piacere che comunque, perché vediamo proprio che sei maturato tantissimo. Magari quando hai fatto tra virgolette quell'errore, comunque eri un ragazzino. Forse l'errore l'abbiamo commesso pure noi, dagli spalti, forse offendendo di cose, quindi ero parte reciproco. Parlo io proprio perché, non per sminuire gli altri, perché il polverone l'abbiamo alzato proprio noi, perché lo striscione l'abbiamo fatto noi. E non è giusto che altri, per esempio, anzi altri gruppi, forse a causa nostra, hanno passato delle cose a causa sono pensieri, no, sono pensieri, però non vogliamo far capire a piccoli gesti ha meditato comunque. Sì, sì, scusa. Infatti, noi vogliamo farti capire. Altri punti precedenti, perché comunque. Perché noi vogliamo farti capire una cosa che non c'è. Poi ha fatto incoraggiato, perché per la fortuna tua infatti vediamo la stessa cosa. Vogliamo farti capire solo il senso di uno striscione, che sia donato, che sia un presidente, che sia a un dirigente. Noi quando parliamo in curva, pur sbagliando, lo facciamo perché secondo il criterio di difendere la nostra città. Perché purtroppo tra noi non c'è stato nemmeno mai un chiarimento. Magari l'avessimo avuto anni addietro, tutto questo caos non si è riuscito. Quindi ti auguriamo in bocca al primo voglio.